La musica, come importantissimo patrimonio culturale, è il tema centrale del primo progetto Refresh nella Valle delle Abbazie del Medioevo Umano, Basciano, Canzano, Cellino Attanasio, Cermignano, Notaresco e Penna Sant'Andrea. Dal 2 all'8 settembre, infatti, i centri storici di questo territorio saranno la fonte di ispirazione per 7 giovani musicisti internazionali che lavoreranno in uno scambio continuo di esperienze e metodi insieme ai ragazzi dell'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Braga di Teramo. Culmine della settimana di lavoro sarà il concerto dell'8 settembre nell'Abbazia di San Salvatore a Canzano. Tra i partner del progetto l'Associazione di Sviluppo Locale Itaca, con sede a Cellino Attanasio. Refresh è un progetto culturale cofinanziato dall'Unione Europea nell'ambito del programma Europa Creativa. E Itaca partecipa come partner italiano insieme ad altri 3 paesi, Spagna, Slovenia e Romania. E l'obiettivo di questo progetto è quello di favorire la fruizione del patrimonio artistico anche a pubblici che di solito sono un po' più resti, come quello magari più giovane, e anche quello di favorire la mobilità transnazionale dei giovani artisti. Quanti giovani artisti sono arrivati? Sono arrivati 7 giovani musicisti, perché la nostra prima Refresh Heritage Week, la settimana del patrimonio, prevede che questa ruoti intorno alla musica, senza dimenticare anche il patrimonio artistico della Valle delle Abbazie, da cui questi giovani ragazzi prenderanno ispirazione per la creazione, diciamo così, di un nuovo prodotto artistico legato alla musica. E questo prodotto artistico dove andrà? Allora, questo prodotto artistico si concretizzerà con un concerto finale presso l'Abbazia di San Salvatore a Canzano alle ore 18 e 15 dell'8 settembre, e che vedrà la collaborazione con l'Orchestra Sinfonica del Conservatorio Gaetano Braga di Teramo. E i ragazzi quindi durante questa settimana proveranno insieme ai loro tutor, il maestro Carlo Michini, il maestro Francesco Sbraccio e il professor Luigi Candelori, e proveranno appunto nei centri storici dei paesi che compongono la Valle delle Abbazie, da questi prenderanno anche ispirazione.